Il mio interesse per la videodanza nasce da uno stage universitario tenuto presso il Teatro Comunale di Ferrara. In quell'occasione sono avuto la possibilità di seguire e di riprendere sia le prove che la messa in scena di cinque differenti spettacoli di danza. La videodanza è un laboratorio privilegiato per l'applicazione delle tecniche del linguaggio audiovisivo. Nello specifico della mia opera, intitolata Diario in Movimento, ho cercato di svincolare l'espressione coreica dall'ambiente teatrale, slegandolo dai tempi della rappresentazione. Il corpo, grazie a delle tecniche di montaggio video, non è più legato a delle leggi fisiche e a delle regole motorie. In questo modo si è creata una performance completamente nuova, impensabile senza l'applicazione delle tecniche in linguaggio video. Nella mia opera non ho cercato di costruire un senso narrativo classico, ma ciò che deve essere per me il soggetto è il ritmo visivo. Una delle peculiarità della videodanza è quella di portare l'espressione coreica in ambienti differenti da quello del palco, da quello teatrale, in contesti architettonici che fanno da cornice ma che possono diventare anche co-protagonisti insieme al corpo danzante. Ed è quello che ho cercato di realizzare io, in quei piccoli frammenti che dividono i differenti atti del mio video. Randy ass was there, now he run escape. Some say I'm gangster, some say I'm crazy. If you ask me, I say I'm what the hood made. L'ultimo progetto, ancora in fase di realizzazione, nasce dalla collaborazione con la videomaker Giulia Fontanini e con la coreografa e danzatrice Chiara Frigo. Si tratta di un'opera che si può definire screen choreography, in quanto la coreografia viene realizzata apposta per il video. La telecamera, in questo caso, assume un ruolo attivo attraverso lo svilupparsi della coreografia stessa.